come prima. Buongiorno. Allora, sono le 11.05 dal mio PC, quindi chiedo se i miei consigli di attestare la loro presenza e di prestare il consenso alla videoregistrazione della seduta. Buongiorno Marco, lo presento e consento. Buongiorno, di tutto presente e consento. Buongiorno Susino, presente e consento. Constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta. Allora, non so se abbiamo completato l'iter per quanto riguarda il verbale, credo di no. Avevamo altri atti da prevedere alla fine che saranno stati firmati? Allora, intanto metto in condivisione lo schermo, Ok, grazie. così cerchiamo, diciamo, insieme nella mia posta se sono arrivate le notifiche, se sono state completate le operazioni di firma digitale del verbale di venerdì scorso, così verifichiamo. Allora, qui, ecco, completata, mi dice, Ah, vediamo. perfetto. Era le 16. Sì. Lo scarico. Buongiorno, io presente. Buongiorno. Buongiorno, Buongiorno, consigliera Russa. buongiorno. Quindi 11 e 7, 11 e 5 tutti gli altri. Sì. E 5 abbiamo aperto. Ok, lo scrivo. Stiamo verificando le firme Perfetto. del verbale della. Ok, sono tutte e tre le firme. L'avete visto, Sì. no? Ok, allora a questo punto, Presidente, apro il Sì, regolamento. grazie. Così gli diamo una rilettura. Naturalmente, vediamo, tanto sono nuovi articoli. Visto Esatto. che domani comunque abbiamo un incontro, Quindi lo facciamo ricordiamo che vedere anche ai domani colleghi se ci alle sono altri segreti. 11 c'è questa audizione con il comandante della Polizia Municipale. E 10:30 o 11? Scusate, sì, giusto, Presidente. 10:30. Sì, abbiamo modificato l'orario perché anche l'assessore Catani ha fatto, insomma, sapere che poi alle 11 era impegnato e quindi. Perfetto. Lo devi forse rimpicciolire un po'. Ok, perfetto. Però almeno così lo vedevo. Ora lo devi ingrandire un po'. Mettilo, si va benissimo. Allora, regolamento monopattini elettrici del Comune di Palermo, articolo 1, ambito di circolazione. I monopattini elettrici possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km orari, giusto? Quindi questo è La sbagliato. L la devi togliere, metto una barra.
Ma perché i monopattini arrivano a 50 km? Ma secondo me era quello che c'era scritto là, secondo me dovremmo mettere un limite di 30. Per... Bravo, sì. Ma... assolutamente d'accordo. Ma poi quello 50... non dice, diciamo, il mio è 25 arriva. 25 30. Anche 25, però... 30, dai. C'è Susino che è spregiudicato quando è monopattino, quindi a 30 io lo metto. Sì, 30 va bene, 30 va vabbè, bene. Come limite massimo, sì, 30 limite va bene. Massimo. Allora, quindi ove è consentita la circolazione deve... Allora, i monopattini devono circolare sul centro delle strade urbane con limite di velocità di 30 km, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane se è presente una pista ciclabile. Se è presente una lista ciclabile esclusivamente all'interno della medesima, poiché equiparati alle biciclette non possono essere condotti nelle aree interdette a quest'ultime, come per esempio sul marciapiede oppure sotto i portici. Anche se in realtà su alcuni marciapiedi ci sono le piste ciclabili. Vabbè, però sono considerate piste ciclabili, cioè lo fanno come pista ciclabile. No, però in effetti non sono messi nelle aree dove ci sono le piste ciclabili attualmente. No, ce ne sono alcune, quelle rosse. Sì, ma ce ne sono anche altri che non lo sono. Quindi bisogna capire il criterio che ci vogliamo dare. Ove consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, quindi esclusivamente all'interno della medesima, poiché equiparati alle biciclette, non possono essere condotti nelle aree interdette a quest'ultimo, come per esempio su marciapiedi. No, non possono essere, infatti non possono andare. A meno che non sono... adibite a piste ciclabili, ma ti dice di per sé non puoi andare a meno che una parte del marciapiede adibita a piste ciclabili. Okay, sì. Allora, articolo 2: requisiti di età per condurre un monopattino elettrico. Non è necessaria patente di guida, ma occorre avere compiuto almeno 14 anni. Articolo 3: uso del casco. L'obbligo di utilizzo del casco protettivo è previsto per i minori di anni 18, ma è vivamente consigliato a chiunque circoli in macchina. Il casco deve essere... Ma qua ci siamo basati su una norma, perché dico io lo metterei obbligatorio per tutti. Noi che quelli che hanno 18 anni non hanno rischi. È come la bicicletta non è previsto. Ma non lo prevede la legge? No, non lo prevede la direttiva nazionale. Ah, ecco, però noi mettiamo che sicuramente fino a 18 anni poi, però dentro un regolamento mettere il termine consigliato infatti anch'io ero per questo proprio è... cioè il regolamento dà delle disposizioni ferme, non indicative, quindi secondo me quello va tolto. Allora togliamo, diciamo fino ai minori, allora è previsto per i minori di 18 anni, punto. Questo ma vivamente lo lasciamo, perché e lo togliamo tutto il resto. Fino a... Però volendo è un'indicazione, cioè se comunque la normativa non ce lo consente di mettere no, ma, non, ma il regolamento non è il regolamento è il regolamento, cioè o trova applicazione o non trova applicazione, non ha senso un'indicazione, non ogni può... tanto devo dire pure che hai ragione, va? Hai visto? Togliamo sta parte fino alla presenza per i minori di anni 18. Sì. Ma per la bicicletta è previsto il casco anche per i minori di 18 anni? Per? No. È previsto per la bicicletta? No. Io sinceramente questo articolo lo eliminerei totalmente, fermo restando che comunque potremmo dare l'indicazione sì che è molto utile per la sicurezza eccetera, però chi controlla? Al solito siamo, cioè noi abbiamo visto in questo momento io non sto vedendo nessuna persona che utilizza il casco in nessun posto. Il controllo poi una volta c'è il regolamento, la polizia municipale fa il controllo, cioè se c'è la possibilità di controllare. Io non lo metterei. Secondo me è un articolo illegittimo. Secondo me è un articolo illegittimo. Però per una questione di tutela della persona, io lo lascerei. Poi se la polizia municipale ci dice che è illegittimo, eventualmente lo togliamo. Ma in questo momento proviamo a capire se è possibile, perché va in vediamo se non va in contrasto col codice della strada.
Esatto, quindi scusate, secondo me, Presidente. essendo dedicato come articolo, cioè noi chi siamo per dire è obbligatorio, cioè ti diamo Presidente, noi l'obbligatorio. Signori consiglieri, sto leggendo ora da internet che dice che è d'obbligo il casco per i minori di 14 in bicicletta, secondo il codice della strada. Ah, quindi bicicletta è previsto. E allora mettiamo 14. Per i monopattini hai trovato qualcosa? No, perché non c'è ancora un... Una normativa nazionale non c'è, una direttiva, ma non è una norma. Ah, quindi non esiste ancora una normativa nazionale che stabilisce come i comportamenti, insomma, da tenere il monopattino? No. Allora mettiamo 14 anni. Effettivamente, però, sulla base di che cosa, mi sto domandando, noi facciamo un regolamento per l'utilizzo del monopattino se non esiste una normativa che ne regoli l'utilizzo? Perché non è previsto, perché il comune su una condizione in cui non c'è una norma può regolamentare, certo. Strano, però, effettivamente. Buongiorno, consigliere Volante, scusate, ma evidentemente avevamo in regolamento, ci ho dimenticato di inviarlo. Buongiorno, sì, non era arrivata la convocazione, sono presente e consento la registrazione. Buongiorno. Buongiorno. Vabbè, allora però lo lasciamo così. Vediamo per domani abbiamo previsto anche, diciamo, la presenza di uffici legali, insomma. No, c'è l'ufficio del comandante che dovrebbe conoscere almeno a dito il codice della strada. E poi naturalmente l'ufficio del mobilità e traffico che serve appunto per costruire e delimitare il percorso del... Bene, sarebbe utile magari predisporre da parte dei nostri uffici un approfondimento, diciamo, sulla normativa esistente. Magari se Adele nel frattempo può fare qualche ricerca in questo senso e poi magari ce la gira anche via mail o la socializziamo anche adesso durante la seduta. Riguardo il casco per le bici o per il monopattino? No, per i monopattini, Adele. Aveva cercato, mi pare, già fra i Parisi, questo qua, da Caspi. Diciamo di questa è la base rispetto a quello su cui abbiamo lavorato, perché l'abbiamo trovato per un comune che aveva fatto un regolamento molto simile a questo. Ho capito. Dicevi, Liliana, non ti ho sentito. Il comune di Carpi, dico, infatti, ho fatto questa ricerca di Giuseppe. Sì. Ed era simile a questo di qua. Il comune già aveva fatto un'azione di questo tipo. Ed è l'unico comune in Italia attualmente che ha un regolamento. Che abbiamo trovato, sì. Ok. Però lasciamo uso del casco, poi vediamo un pochettino se... Facciamolo in linea con quello che è previsto per le biciclette, magari, perché effettivamente... Eh sì, ma è simile. Cioè, di fatto, da quello viene preso. 14 anni noi abbiamo messo di no, giusto? Sì, per ora sì. Possiamo, se ci dicono che se non va in contrasto, possiamo lasciarlo. Se va in contrasto, lo adeguiamo. Però queste sono cose che discuteremo domani. Certo. Quindi, articolo 4... quindi no, non avevo concluso. No, l'articolo 3 avevamo concluso. Vabbè, sì. No, avevamo detto di modificare e fare come per le biciclette minore di anni 14. Dicevamo di fare l'obbligo di utilizzo del casco protettivo previsto per i minori di anni 14. Boh, andiamo avanti. Il casco deve essere in grado di fornire un'adeguata puntata protezione. Allora, i minori di anni 14 possono utilizzare i monopattini? Sì, cioè all'inizio l'abbiamo detto, nell'articolo. È giusto, sì. Possono, guarda, da soli. Articolo 2, guarda. Vediamo, no, questo è... No, no, deve aver compiuto almeno 14 anni, quindi... Ah. E quindi non giusto, quindi sarebbe in contrasto, no? Quindi sarebbe in contrasto, anche perché non può essere... due passeggeri non possono andare, quindi per forza va da sé, va in contrasto. Sì. Se no dovremmo mettere che l'obbligo di utilizzare il casco è previsto per tutti, però questa cosa la vediamo domani. Allora, il casco del signore di Polino adeguato con completa protezione della testa sono idonei modelli di casco provvisti di omologazione di qualsiasi tipo per uso su strada o per ambiti quali quelli sportivi per proteggere il capo da urti per caduta in velocità.
avendo appunto superato i test previsti alla normativa di riferimento. Va bene, articolo 4. Articolo 4, norme di comportamento principali. Al conducente di monopattino è vietato trasportare persone, nemmeno bambini, oggetti o animali, trainare veicoli o farsi trainare, nonché condurre animali. Ma... trasportare o condurre non è la stessa cosa. Forse nonché condurre animali è ripetitivo, perché l'abbiamo già detto nel pezzo precedente. Infatti. Che dite? Farsi trainare, quindi nonché condurre animali, lo possiamo togliere forse. Il monopattino è non può superare i 25 km orari quando circola sulla carreggiata. E quindi dovremmo aggiustare no, a 30 e 3, cioè, a 30 a 25 pure sopra. Quindi qua 30. No, no, sopra 25, lo omologhiamo naturalmente. Ah, infatti, ma tra l'altro dico arriva a 25, almeno quello non. Qua, mettiamo 25. Liliana, parti 10 minuti prima per arrivare. Cosa? Parti 10 minuti prima. Vabbè, però dico, non è una cosa. Allora, il monopattino non può superare quindi i 25 km orari quando circola sulla carreggiata e i 6 quando circola, e i 6 quando circola nelle aree pedonali. Deve procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano. Il conducente deve avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che salvo che non sia necessario. Necessario segnare la manovra di svolta. Inoltre, essendo considerati veicoli a tutti gli effetti ed equiparati, gli effetti equiparati, quindi questo lo leggo, equiparati alle biciclette, per i monopattini valgono tutte le norme di comportamento previste dal codice della strada, per esempio in tema di precedenza, di infrazioni semaforiche, di uso del cellulare e di guida in stato di ebbrezza. Stiamo facendo così. Ok. Ora dobbiamo cambiare qua. Impostazione articolo 5. Non so perché mi inserisce questa cosa. Requisiti costruttivi, quindi articolo 5. I monopattini elettrici per poter circolare devono riportare la marcatura. C'è. Ma questa era a parte, ma un articolo a parte l'avevamo fatto noi. No, no, questo praticamente è la vecchia bozza, stiamo lavorando sulla vecchia bozza salvata,
Però l'articolo 5 non lo riesco a scrivere perché c'è poco. Non riesci a scrivere l'articolo 5? Sì. Quindi sarebbe l'articolo 5 Ah, questo. ecco, forse ci sono riuscito. Ok, perfetto. C'è questa barra qui. Spostare. Vedi, non lo riesco a spostare. Non lo so spostare. Devi togliere questi due così qua, le freccette che ci sono qui. Vabbè, non è importante. Cambiato tutta la barra, non so, sono più capace di. Non ci entra come. Vabbè, la lasciamo così. Poi la dobbiamo normalizzare la. Sì, Dobbiamo certo, però sistemare. forse non. No, devi le levare questa freccetta qua che c'è. Adesso tu ci clicchi col destro. Cliccaci col destro. E ci elimina la tabella. Elimina tabella. Ok. Ora puoi scrivere. C'è un'altra qua, vedi? Vai sopra, ce n'è un'altra. Cliccaci pure. Eliminata, devi eliminare sempre. O Cosa va? colonne, in questo caso elimina colonne. Però ce n'è un altro. Sì, perché non è normalizzato sta cosa. Ok, ora dovresti poter scrivere tranquillamente. No, elimina. Che cos'era? Requisiti? Requisiti in maniera tecnico, com'era? Costruttivo. Quindi qua era il monopattino, sì. Il monopattino elettrico di potenza nominale continua non superiori a 0,5 kW, non possono avere posti sedere. Ma manca un pezzo. Perché avevo letto qualcos'altro, no? No, non mi pare. No, non mi pare. Dice c'è scritto c'è. Sì, vero, c'è scritto Comunità Europea. Salva un secondo e eventualmente salva con nome. E apriamo l'altro per vedere se c'erano altre cose. Scusate, io lascio la seduta. Ani, arrivederci a tutti. Va bene, Presidente, arrivederci. Arrivederci. Ciao, arrivederci.
cerco di recuperare quello che c'è scritto prima. Primo rigo. Che mancava? Ah, Anzi, il primo rigo. ok. Perché se n'è andato con la colonna, può essere. Ok, perfetto. Dico, c'è la colonna, non so perché. Ma perché è stato formattato malissimo il documento. Perché quindi se la elimino, elimino pure il. Sì, vabbè, ma lasciala così, tanto salivo un po' il monopattino. Oppure vediamo se lo scrivo qui sotto. No, puoi fare accorciare, diciamo, le distanze tra le due cose. Qua, dove ci sono le freccette, in alto. Sali questa, fai... Provo a staccare Oh, ok, perfetto. E quella la togli. tutto. Ma lo sa, lo sa. E devi cancellare pure la pelle. Sono riuscita? Sì, forse. Vabbè, c'è sempre qua. Comunque. Allora, i monopattini elettrici per poter circolare devono riportare la marcatura, cioè devono avere un motore, virgola, devono avere un motore di potenza nominale continua. Questo l'avevo messo in più. Sì, perché l'avevamo fatto che ci sembrava che non c'era un altro pezzo. Potenza nominale continua non superiore a 0,5 kW, non possono avere posti a sedere, sedili, seggiolini, eccetera. Devono poi avere il limitatore. Limitatore di velocità che impedisca di superare i limiti citati 25 in generale, i 6 quando nelle aree pedonali. Allora, kilowatt, che cos'è? Chilometri orari, aggiustiamolo. K barra H. Questo è giusto, kilowatt. Questo qua sotto, dopo i 6, c'è scritto K, W. Questo 25. No, questo va, chilometri va bene. E qua giù, se vedi, i 6 chilometri qua. Uguale. Ok. Quando nell'area pedonale i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono inoltre rispettare le caratteristiche tecnico-costruttive previste dal Ministero dei Trasporti, obbligo del campanello, della leva del freno, dell'acceleratore, eccetera. Quindi, per evitare pesanti sanzioni prima di acquistare e usare un monopattino, è bene accertarsi che rispetti tali parametri. Perfetto. Ma mi viene un quesito, dico, se non esiste attualmente ancora una normativa nazionale, queste sanzioni sulla base di che cosa, chi dovrebbe comminare, sulla base di quale normativa, perché non è che un regolamento in sé per sé comunale è sufficiente, almeno credo, a Come poter, sì? A no? Certo, scusa, poter comminare le stabilisci le sanzioni. sanzioni, certo, non le stabilisci tu. Le sanzioni le stabilisce il comune. Anche in assenza di una normativa nazionale. Comunque, domani avvieremo anche il comandante per chiarire queste posizioni, chiaro, giusto? Se noi intanto stiamo lavorando per lanciare Sì, il per carità, infatti. regolamento, poi vediamo. Siccome è un tema caldo, c'è cioè Certo, molti no. disoccupati. Anche sulla parte dei requisiti tecnico-costruttivi del mezzo mi venivano queste perplessità, perché credo che ci siano comunque sicuramente delle norme previste appunto dal Ministero dei Trasporti. Se ancora non esiste però la normativa nazionale, non so come vengono fatte applicare poi queste sanzioni in generale in tutta Italia. No, ma non è che le multe sono uguali per tutti i comuni, tutti Certo. uguali, quindi di fatto poi cambiano. Dobbiamo capire Sì, vabbè, come c'è poterle la strada applicare. e le norme, diciamo, generali sono uguali per Allora, se tutti. non c'è una norma che è superiore, cioè quella nazionale o regionale, è chiaro che vale quella del regolamento comunale. Se dovesse esserci una norma, cioè dire, non possono andare solo in contrasto con quella del codice della strada.
Scusate, ha abbandonato il consiglio di Susinno? Ma secondo me avrà avuto una telefonata. Prendiamo appunto 36. No, fa entra ed esce, l'ho guardato io. Fa entra ed esce. Diciamo, rischiamo di attestare qualcosa che non corrisponde. No, no, Liliana, lo guardo, fa entra ed esce per un minuto, due minuti, non, mi dicono di non metterli. Perché è problema di connessione. Se persevera. Sì, intanto lo facciamo presente anche... Sì. Allora, 35, torniamo qua. Quindi la mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, e anche di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedono illuminazioni, conducenti a nuovi o indossare il giubbotto o le bretelle retrorifluenti ad alta visibilità. Inoltre, in tali condizioni, i monopatti devono essere equipaggiati. Però non hanno di per sé delle luci di posizione questi monopattini, non lo so. No, dicono che devono averceli, però siccome vanno in, non, queste sono legate al codice della strada e quindi ti dice per evitare pesanti sanzioni prima di acquistare o usare un monopattino è bene accertarsi che rispetti tali parametri, perché è previsti dal Ministero dei Trasporti, cioè dire se tu vai di avere... No, non avevo letto la riga successiva. Dice monopattini devono essere equipaggiati con luci bianche o gialle anteriori e con luci rosse catadiottri rossi posteriori per le segnalazioni visive. Loro ti dicono se non hai questo, non hai questi requisiti, se te lo compri devi o attivarlo oppure non puoi camminare, perché sì, c'è questo. Certo, certo. Dai un colpo, diciamo, di invio dopo obblighi di visibilità di disposizione per staccarlo dal... Ma? Sì, così non... Vabbè, poi lo sistemiamo, bello sistemato, però intanto per ora ci stiamo finendo di lavorare. Ok, i monopatti devono essere equipaggiati con luci bianche e gialle anteriori. È rientrato su Susinno 38, ma prendiamo appunti. Questo lo devi riscrivere perché è scritto con un carattere sbagliato. Luci rosse e catadiottri rossi posteriori per le segnalazioni visive, se privi non possono essere utilizzati ma soltanto trasportati a mano. Una cosa, correggi il retro riflettente, cos'era questo qua? Le bretelle retro? Retro la E prima della U, cioè. Se devo scrivere riflettenti? Retrofluenti. Refluenti. Era fluenti. La U. Retrofluenti. Esatto. Così dovrebbe essere giusto. Retrofluenti. Boh, aspetta. Boh, non lo so. Non posso io. Allora. Quindi lasciamo per ora retrofluenti. Ma c'è scritto per retro refluenti. Che devo mettere?
Non so, tipo, l'ho capito che cosa vogliono dire. Sono i giubbotti, però, e bretelle non si diceva, non sono retrofluenti, sono catarifrangenti. Retro riflettente, A vuol dire. riflettenti, infatti. Retroriflettente. Esatto. Poi basta, noi No, poi abbiamo. avevamo noi e altri tre articoli che sono però quelli che dobbiamo discutere col comandante. Io li metterei intanto, li copierei e incollerei nel file, perché erano quelli delle multe, insomma erano tre, mi pare. Non mi ricordo dove, forse sono nell'altro regolamento. Io li prenderei comunque, li copierei e li lascerei con i punti interrogativi per capire domani come poterli chiudere. Li possiamo leggere velocemente, proprio una lettura veloce, Certo, così sì. Io infatti andiamo. farei copia e incolla e poi questi li lasciamo col punto interrogativo per domani. Ok. E li leggiamo. Leggiamo proprio velocemente, così vediamo che dubbi abbiamo, in modo tale che domani già possiamo porre i quesiti. Quindi quelli successivi, Presidente. Erano tre, mi pare. Erano tre articoli, erano nove in totale. Questi, assicurazioni, sanzioni. Esatto, questi erano, quelli che avevamo fatto noi insieme. Cultura. Prendiamo questi e li mettiamo lì. E li Allora, intanto li scriviamo. Quindi era l'articolo, quindi diventava 7. Sì. Allora, non è obbligatoria la copertura assicurativa, anche se vivamente consigliata a tutti, perché in questo Qui momento. vale lo stesso ragionamento che aveva fatto il consigliere Susino sull'utilizzo del casco. O lo diciamo o non lo diciamo, il resto è un Allora, capolavoro. su questa cosa, ad esempio, il tempo che noi arriviamo a presentarlo, secondo me la dovremmo cambiare perché c'è già un indirizzo nazionale su questa cosa. Quindi intanto questo lo tolgo. In caso di incidente stradale, aspetta, leggiamolo, perché in caso di incidente stradale, oltre a trarre beneficio dall'azione risarcitoria, è possibile contare su un interlocutore esperto in grado di tutelare i diritti del conducente. Allora, non è obbligatorio aperto, però infatti come questi sono per ora lasciati in sospensione, non è che sono. Vabbè, sì, mettiamo un punto interrogativo così effettivamente ci poniamo domani il quesito insieme ai soggetti che ci possono magari dare dei chiarimenti. Allora, sanzioni articolo 8. Esatto. Facciamo una verifica delle presenze, per favore. Io presente. Volante lui. Volante presente. Anch'io presente. Susino presente, grazie. Perfetto. Le caratteristiche costruttive e le violazioni in materia di età. Allora, le caratteristiche ottenute per le violazioni in materia, secondo me, d'età non mi pare Ah, c'è scritto età, ambito di circolazione, velocità massima, è prevista una sanzione di 100 che. Ah, è di euro. età, per l'età, se non puoi, se, la, se sei sotto i Sì. 14 anni. Vabbè, lasciamo però così, insomma, scritto un Sì. po' per le caratteristiche sottili e le violazioni in materia di età, ambito di circolazione, velocità massima, è prevista una sanzione di euro 100, 170 separate entro 5 giorni.
Inoltre, se la potenza del motore del monopattino supera i 2 kW, viene applicata la sanzione accessoria della confisca del veicolo. Per la mia, Per perfetto. le violazioni delle altre norme di comportamento specifiche per i monopattini, la sanzione è di 50 euro 35 se pagata entro 7 giorni. Giova ribadire che essendo i monopattini elettrici equiparati a velocipedi sono soggetti a tutte le sanzioni che il codice della strada prevede per la circolazione di quei veicoli. Ok. Magari giova ribadire lo togliamo. Allora, no, possiamo dire no, Giova no, però si ribadisce, possiamo dire, che essendo i monopattini. Questo mi pare corretto. Pensavo che a proposito dell'assicurazione, dovremmo capire domani anche con i soggetti che li producono, che insomma li mettono a disposizione, fanno diciamo la fornitura. Non ti sento più, so. Come funzioni, Sabrina, non una ti polizza assicurativa di sentiamo. copertura già. Mi sentite? Ora mi Ora sentite? meglio. Mi sentite? Sì. Sì, ora sì. Ok, dicevo, dovremmo forse capire per quanto riguarda il tema dell'assicurazione, se le prevedono qualcosa. Potrebbe già essere a Allora, monte. esempio, se tu vai a leggere, c'è un articolo sui giornali che dice che è del 16. Monopattini elettrici, casco, assicurazione, norme di circolazione, arriva la legge. Dice praticamente che ci è presentata una bozza di disegno di legge in Senato per questa cosa. Quindi di fatto poi dovrebbe equipararsi a quello che si sta dicendo, o viceversa. Per ora lo lasciamo. Perché se, ah, non è obbligatoria per ora. Allora, non no, ma domani dicevo magari per una sicuramente. questione anche di responsabilità, già lo prevedono le ditte che No, ci li sono le mettono a assicurazioni che già lo disposizione, prevedono. possibilmente. No, ci sono le assicurazioni che lo prevedono. Anche per le biciclette ci sono. Però non è obbligatorio questa assicurazione. Ancora oggi non lo è. Certo, quindi comunque non lo fanno tutti, ecco. Certo, non puoi anche non farlo. Questo che diceva l'articolo 9. Faccio vedere la natura macchina per uso bambini o di persone invalide. È vietato circolare sulla carreggiata con pattini, tavole. O altri acceleratori, quindi acceleratori a natura. Questi dispositivi. Non possono circolare sugli spazi riservati ai pedoni. O No, possono? possono. Possono. No, non ho capito che c'entra no, i pattini, le tavole, gli skateboard in questo regolamento. E vi dice è vietato circolare sulla carreggiata con pattini, tavole, skateboard, oltre
o altri acceleratori di andatura. Cioè consentito. No, non c'entra niente con questo regolamento. Cosa? Questo è il regolamento sui monopattini, quindi perché stiamo parlando qua degli skateboard. Infatti, aspetta, so, l'hanno inserito, ora vediamo un pochettino. Era nel... No, ora... magari era una cosa del vecchio regolamento da cui abbiamo preso spunto. Esatto. Perché non credo... In questo caso, secondo me, non lo dobbiamo togliere tutto questo. Perché non crea situazioni di pericolo per dire no, ma secondo me questo dobbiamo togliere tutto. Acceleratori di andatura, macchine a berlino. Sì, secondo me sì, hai ragione. Ah, ma sì, questo articolo non è per sé. Sì, non c'è, non è, è una specifica su altre tipologie di, esatto, di mezzi. No, niente, lo possiamo togliere tutto questo articolo 9. Secondo me sì. No, le togliamolo, questo togliamolo, tutto l'articolo 9 possiamo togliere. Allora è finito, togliamo tutto questa cosa, lo lasciamo per ora così, va bene, se vuoi possiamo fare il verbale. Quindi questi li metto comunque lì, attaccati. Sì, sì, mettiamoli insieme a quelli dell'altro file. Sentite? Lia, mi senti? Sì, sì. Sentite? Ah, ok. Dicevo, sì, ti sentiamo. Ah, ok, ecco qua sull'articolo 7. Magari ci scriviamo un appunto relativamente alla possibilità di prevedere che delle assicurazioni se ne occupino le società che li mettono a disposizione, che fanno il noleggio, giusto per discuterne domani. Leggiamo un attimo. Vabbè, in realtà no, perché se è un'assicurazione tu puoi, c'è il libero mercato, non è che per forza dove fare. No, voglio dire, no, voglio dire una cosa. Allora, io vado a noleggiare il monopattino da questa società che li mette a disposizione. L'assicurazione è, diciamo, io pago il noleggio a questa società, dopodiché l'assicurazione dovrebbe, immagino, essere a carico della società che me lo noleggia, giusto? Allora, sì, questa cosa potremmo prevederla eventualmente. Pensavo qualcosa del genere, ecco. Vabbè, questo lo possiamo, ce lo prendiamo come appunto. In qualche modo, secondo me, già sarà così, è come l'autonoleggio, cioè nell'ambito del costo del noleggio. Sì, ma l'auto è l'auto obbligatoria, assicurazione, il monopattino non lo è, quindi. Sì, però prevedere, non lo so, in caso di incidenti, cioè, come... vabbè, lo prendiamo a parte, appunto ci me lo ricordo io, dai. Ricordiamocelo, questo è il concetto. E capisco che comunque, mi auguro meno possibile, però è un mezzo che è comunque soggetto ad avere, a fare incidenti, cadere, ma immagino che ci saranno casistiche di questo tipo, certo ancora... ce ne stiamo occupando ora, un mezzo nuovo, quindi molte cose è normale che succederanno e si prenderanno dei provvedimenti, però camminando per strada, essendo un mezzo con cui verosimilmente è facile cadere, insomma avere piccoli incidenti, capisco che il tema bisognerà porselo. Anche rispetto alla, ad eventuali incidenti, per esempio, che scaturiscono dalla, non lo so, problematiche sul manto stradale, che ce ne sono parecchie. Il problema del manto stradale è legato alla città, al comune, non è legato al... E in quel caso, diciamo, l'utente che per esempio sta guidando il monopattino, come funziona se non ha una copertura assicurativa? No, ma è come quando cadi a piedi. Poi chi se danno, se veramente è come se camminassi a piedi, quindi può essere. Certo, il problema poi se fai danni a pezzi, sono state di incognite probabilmente che verranno fuori dall'utilizzo.
Sì, no, beh, ci sono alcune cose che domani potremmo anche. Questa cosa dell'assicurazione sui monopattini, diciamo, affittati, mi potrebbe. C'è una cosa che secondo me può essere utile inserire, anche se io credo che sulla gara fatta, cioè precedente, ce lo possiamo prevedere da oggi, da quando viene approvato da quando viene approvato. Certo, sicuro. Hanno fatto qualcosa di diverso. Sì, sicuramente. Va bene così. Cioè, meglio di così, diciamo, momentaneamente non posso fare. Allora, quindi passiamo alla stesura del verbale. Sentite? Sì. Non posso fare a modificare. Devi cliccare Liliana in alto a destra dove c'è scritto abilita modifica. Dove scritto? Non lo vedo. Tu lo vedi al mio alto a destra, ma dici che Questo è in Word, giusto? sì. E lo devi salvare sul desktop, prima lo devi scaricare, se no non puoi fare modifiche. Ma scaricare già nella pendrive. Niente, non lo so perché mi trovo oggi. Non cinque apertura.
Liliana, allora, siccome io abbiamo la seduta di commissario Sparenze, che facciamo? Riusciamo Vabbè, lo rimandiamo a domani. lo rimandiamo a domani il verbale, perfetto. Chiudiamo la seduta alle 12:01. Va bene? Presidente, io mi devo collegare pure con voi Ciao, per la arrivederci. lettura, del verbale. Perfetto. Allora, Infatti mi aspettano là. ci vediamo domani. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Liliana, se devi dirmi qualcosa me le scrivi, che io poi vado in sede per la pubblicazione e per le varie. Sono le società di monopattini da contattare per concordare una convocazione, un'audizione in settimana. Poi ti invio gli indirizzi via mail. No, non ho capito, Giuliana. Allora, ci sono delle società, loro praticamente vogliono fare un'audizione con le società che concedono, danno in concessione i monopattini, questi a uso comunale. Si devono invitare per quando? Sì, deve concordare un'audizione. Per i monopattini, non è per incontrarli anche domani, a parte. Ascolta, io devo, mi aspettano in collegamento, non mi sembra corretto, siamo, ti Sì, no, te posso lo sto 5 minuti, ma sarà il tempo che leggo il verbale, se tu sei ancora lì, poi mi ricollego e mi dici se sei ancora lì. non sono ancora lì. Io sicuramente te lo mando via mail. Sono degli indirizzi di posta elettronica. Bisogna contattare queste società per concordare un'audizione in settimana. Tutto qua. Ok? L'argomento sono i monopattini. Sempre il regolamento dei monopattini. Sono le società che per ora si occupano della. E li devo invitare quando tutti? Perché il presidente deve dare pure disponibilità con noi, con la sede. A concordare, vedi la loro disponibilità, vedi le date anche del Consiglio Comunale che c'è arrivata la convocazione, ne parli anche col presidente, lo contatti. Per questa settimana dico deve accadere. Sì, Vabbè, fammi collegare per ora, poi mi scrivi tutto lì. Io poi finisco la lettura e prima dell'una devo venire in sede a firmare il verbale della quarta, della trasparenza, gli orari questi di qua e pubblica. Devo fare tutte quelle cose poi di segreteria. Devo chiudere perché mi sembra male che il presidente mi sta chiamando. Ciao, ciao, ciao. fare questo lavoro. Ciao, buon lavoro.